prosegue il percorso di Milano Memoria in occasione del 72esimo anniversario della Liberazione. Mercoledì 19 aprile si è svolta nella sala dell'orologio di Palazzo Marino la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati in città per celebrare la festa della Liberazione. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha ribadito l'impegno antinazista e antifascista della città, promuovendo un ricco calendario di appuntamenti. Milano è cresciuta appunto dalla resistenza, però c'è una città sempre aperta, sempre inclusiva, sempre capace di accogliere, sempre capace di chiamare i doveri. Il corteo del 25 aprile è il momento fondamentale che tutti avevano in testa, che ci auguriamo un'altra volta mostri questa faccia bella della città. Alcuni studenti hanno ricordato quanti valori di democrazia e libertà che hanno ispirato le battaglie combattute dai partigiani siano non solo attuali per i giovani, ma anche e soprattutto un patrimonio comune da difendere e tutelare, ovunque nel mondo. Per costruire una società più giusta e un mondo migliore.